Così come a gennaio 2015 abbiamo elaborato un ricco calendario di eventi sulla Grande Guerra, anche quest'anno ci siamo sentiti obbligati a riproporlo con modalità diverse e con eventi diversi. Questo perché Avezzano la vive particolarmente in modo tragico questa situazione, perché se andiamo a rivedere le date, a gennaio Avezzano perde 10.500 persone a seguito dell'evento calamitoso che c'è stato col terremoto, e non appena pochi mesi, quindi a maggio, l'Italia entra in guerra nel primo conflitto mondiale. Quindi quei pochi giovani che erano sopravvissuti al terremoto poi alla fine vanno a perdere la vita nei campi di guerra. L'evento si articola in tre fasi gestite dal nipote di Nazario Sauro, Romano Sauro, ex ammiraglio della Marina. Una prima fase riguarda gli studenti, ci saranno due conferenze, una al liceo artistico e un'altra all'ITIS di Avezzano. Una terza manifestazione si terrà invece al centro commerciale di Avezzano, i Marsi. E perché i Marsi? Perché oggi le piazze purtroppo sono individuate nei centri commerciali, per dare rilievo alla figura e alla presenza del nipote di Nazario Sauro. Si è pensato di svolgere questa attività nel centro commerciale. Nazario Sauro è stato uno dei grandi eroi della Prima Guerra Mondiale e il nipote ne rappresenta giustamente tutta l'eredità. È una manifestazione che avrà probabilmente anche un risvolto successivamente. Intanto ci sarà l'ambasciata della Repubblica Ceca che deporrà una lapide a ricordo dei prigionieri ciechi che sono stati nel campo di concentramento di Avezzano. Un risvolto potrebbe esserci nel mese di ottobre-novembre, quando la Proloco restituirà, o abbiamo intenzione di restituire, una visita in Repubblica Ceca. Volevo aggiungere il fatto che sempre tra settembre e ottobre verrà rivalorizzata la Pineta, laddove c'era un campo di concentramento proprio, sempre rimanendo nel tema della Grande Guerra, e creeremo della cartellonistica sulla quale ci saranno dei pannelli che riporteranno sia la storia e sia il materiale fotografico che raffigurerà il campo di concentramento, proprio di quello che parlava prima Ilio Leoni. Mi piace ricordare intanto la presenza del liceo artistico di cui sono stato preside, visto che continui a chiamarmi preside, io non lo sono più e mi sono dimesso anche da ex preside. La presenza del liceo artistico, perché nella brochure che presentiamo c'è l'immagine, diciamo, più importante è di un ragazzo del liceo artistico. Allora, il Rivalpiave è un tema dato a questo performance teatrale dove degli attori reciteranno dei monologhi, delle storie, quindi è un racconto su quello che è successo ispirato all'impresa poi che hanno fatto i cosiddetti ragazzi o soldatini del 99, cioè del 1899, gente che era stata reclutata all'ultimo momento perché dopo la sconfitta di Caporetto si è trovata in una situazione abbastanza complicata e imbarazzante in Italia, soprattutto a livello di risorse umane, quindi i soldati devono andare al fronte. È uno spettacolo che a me è stata affidata la regia di questa, non è proprio una messa in scena, un reading, una composizione, un racconto. I testi sono stati curati da Giovanni Maria De Pratti e cercheremo di coinvolgere, come abbiamo sempre fatto anche con la Passio Cristi della Proloco, gli attori e le forze, diciamo, sul territorio, i ragazzi, i giovani o meno giovani, quindi in occasione della ricorrenza del centenario della Grande Guerra. Questo è tutto. La settimana marsicana quest'anno si farà e sicuramente sarà più importante delle edizioni precedenti. Quest'anno sarà la 17ª edizione
si terrà tra il 30 luglio e il 5 di agosto, quindi una settimana piena di eventi. L'anno scorso ne abbiamo fatte 84 di manifestazioni, quest'anno il cantiere già ne ha incluse circa 50 di manifestazioni e stiamo ancora seguitando a lavorare in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale che ci sta supportando su tutto.